sincera nella vostra ricerca spirituale di vedere una giornata così. E oggi, primo canto di omaggio e preghiere ai grandi maestri, ai nostri maestri, tutti i maestri del passato, quindi ricominciamo. Om Adhyanti Mrandasya Gyanajana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Marovistam Stalapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Guru Vaishnavam Chita Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Sarvadutam Parijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shcha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Jomstute Bhakta Kancha Gorange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Shute Devi Radhamami Hari Priya Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Adhikanarpamevyo Vaishnavevyo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Ashtakare Sahadine. Volevo spiegare un aspetto di questa scienza spirituale, scienza di coscienza di Krishna. Simba, vi porto una netta della devozione. Giusto per fare vedere che questa è la scienza di Bhakti Yoga, giusto per fare un riferimento. Cerco di spiegare un po' l'aspetto più interiore di Bhakti Yoga, perché oggi abbiamo cantato tutti insieme, alcune persone hanno cucinato cibo, veniva offerto a Krishna, quindi cibo spirituale. Sono tanti pratiche descritte in questo testo che può rendere la nostra vita più spirituale, più sereno, più felice. Certe abitudini di abbandonare, certe cose di adottare, ma c'è tutta un'altra dimensione nel Bhakti Yoga. C'è Bhakti Yoga, io mi veniva in mente un paragone come siamo tutti dentro una palude. Io c'ho questa immagine di una palude di quelli con gli alberi grandi, con tutte quelle cose che scende giù dall'albero. Tutto acqua, fango, è un po' come nel mondo materiale, è un po' come una grande palude che stiamo cercando. E il problema con la palude è difficile capire, perché cammina un po' nell'acqua, è difficile capire come uscire di questa palude, perché più che gira, più ti trovi coinvolto. Fino al punto che noi siamo in una condizione dentro questa palude che ci siamo adattati
anzi, pensiamo di, no, che non stiamo così male, siamo abituati dalla nascita, praticamente immagini che generazioni di famiglie, le nostre famiglie che sono nate, cresciute sempre in queste palude, sempre un po' al buio, sempre questa cosa che scende giù, fango, sporco. E cosa succede? Dopo un po' di tempo uno si abitua, pensa che questa è la realtà, questa è tutto quello che c'è, la vita è qua, non c'è. Perché non ha informazioni di cosa c'è oltre. E questa pratica di coscienza di Krishna, questa pratica di Bhakti, per farci entrare e realizzare la nostra posizione naturale, che non è nelle palude, invece è non solo nella luce, ma nella luce piena di altre persone, altri esseri, altri varietà infinito di relazione. La lezione pieno di amore, pieno di felicità. Il problema è che quello che ho pensato in questi giorni, pensavo ognuno di noi, qualcuno è qua, c'è qualcuno qua per la prima volta? Seconda volta, no? Per la prima volta, benvenuti. È tutto nuovo, avete, siete riusciti a coinvolgersi nel canto, ma non si era visto che cantavo. Questo è l'inizio, è un processo, una scienza, una pratica che ti porta a realizzare la nostra condizione naturale, la nostra posizione naturale, il nostro essere naturale, che non è dentro la palude. Non è dentro il fango, ma completamente al di fuori, nella condizione di eterno, non c'è nascita, non c'è morte, non c'è vecchiaia, poi sapete tutti che stanno giovani, alcuni di noi, c'è lui, io, qualcuno un po' più vecchio, ma non c'è la vecchiaia nella nostra dimensione originale, spirituale. Il problema è come possiamo uscire di qua e entrare in quella dimensione. La scienza di Bhakti Yoga descrive proprio un processo, solo che l'ho visto, l'ho notato ultimamente, di tante persone cominciano a praticare a livello esterno, praticando un po' di cose di abitudine. Per esempio, siamo vegetariani, evitiamo cibo violente, evitiamo intossicanti di qualsiasi genere, perché il mondo è già così, che agita così tanto la mente, non c'è bisogno di aggiungere altre sostanze che ci rende ancora più confusi. E cerchiamo di fare una vita regolare anche in famiglia, nella nostra relazione, e cerchiamo di non fare cose che agitano la mente, che rischia troppo, che crea agitazione mentale, per esempio gioca d'azzardo, che rende la mente molto agitata, molto disturbata. Così evitiamo certe cose che rende molto più difficile il cammino spirituale, la pratica spirituale. Poi la nostra pratica principale è questo canto, il mantra. Mantra, come sappiamo, vuol dire che ti libera dalla mente, perché abbiamo vari livelli, più fisico, grossolano, questo corpo, con tutti i suoi sensi. Poi c'è la mente, poi c'è l'intelligenza, poi c'è l'ego, che è la parte più sottile. E così Bhakti Yoga agisce su tutti questi livelli, che alla fine ci porta a una dimensione spirituale, che al di là del livello
materiali grossolano e sottile. Il problema è quello che ho visto, tanti cominciano senza avere informazioni del mondo interiore, delle sfide interiori spirituali, non trova un gusto superiore e così abbandona. È che siamo già dentro la palude, ci vuole poco a lì. Non è che deve anche rientrare, siamo già dentro, per cui ci vuole poco a ributtarsi dentro per tutte le cattive abitudini, per le problematiche della palude. Ma se uno, e quello che ho visto è le persone che si approfondisce, che vanno dentro, che si sforza di sviluppare la loro vita interiore, trovano felicità così superiore a qualsiasi cosa che offre la palude, che non torna indietro, continua finché non realizza, e poi continua. Non è solo a realizzare la nostra identità spirituale e poi siamo a posto, ma di agire, di vivere in quella dimensione. Poi vi racconterà una storia. Non è una storia, è una realtà storica. Perché questi grandi maestri, per esempio, questi mantra che ho cantato all'inizio, erano la cosa bella di questa scienza di Bhakti Yoga, anche i bambini, grandi, ci sono tanti livelli a cui uno può praticare. Anche un bambino, il semplice fatto di ascoltare, sentire le vibrazioni del mantra, anche un bambino, anche imitando, cantando, ha lo stesso beneficio. Ma per approfondire una vita, erano prenotate 12 persone, perché qualcuno ha sentito che c'era l'aria condizionata. E così da questo bambino vedendo, perché Bhakti Yoga vuol dire impegnare i nostri sensi in contatto con la realtà spirituale, così anche questo bambino, che è maschietto, questo bambino, guardando la forma di Krishna, la forma della divinità di Krishna, di Dio, ascoltando il mantra, anche se non capisci, non hai gli strumenti per comprendere il significato, ma solo ascoltando fai progresso spirituale. Ma quello che ho visto, persone che approfondiscono e capiscono qual è il significato. Avete freddo? Troppo forte. Adesso è abbassato. Che approfondiscono, possono entrare e vivere in quella dimensione spirituale, sì, anche se sono ancora dentro un corpo materiale. Ricordiamo che tutta questa scienza comincia dal punto che noi non siamo questo corpo. Il primo principio spiegato nel Bhagavad Gita, il nostro testo principale, più importante, e tutte le altre nostre testi sacri, e parte da questo principio, la nostra identità è spirituale. Anche se non riusciamo a realizzare subito, perché comprende subito, ma almeno parte teoreticamente dal principio che noi siamo un essere spirituale, eterno, e non moriamo, siamo eterno, e questo corpo è in un volubro, una gabbia dentro la palude, siamo dentro la gabbia dentro la palude, anche se non realizziamo. Meno male, staremo male. No,
se realizziamo e entriamo nelle dimensioni spirituali, molto meglio, infinitamente meglio. E questo è possibile, quello è tutto. Lo storico voleva raccontare che come questi maestri, queste persone che sono andate fino in fondo alla pratica spirituale, entra in quelle dimensioni spirituali. E l'ho fatto vedere varie volte, ma se voi guardate questi quadri, questi tre quadri qua, anche qua, su questo muro qua, questi quadri i nostri maestri chiamavano finestre sul mondo spirituale. Sono descrizioni prese dalle sacre scritture, poi fatto un dipinto, ci fai vedere anche con i nostri occhi materiali, avere un'idea delle dimensioni spirituali. E vediamo questa sulla sinistra, perché c'è una realtà spirituale, c'è una realtà dove vivono la maggior parte delle persone. Giusto un sorpreso, la maggior parte delle persone non vivono la paura, la maggior parte delle persone in tutte le manifestazioni cosmiche, in tutte le realtà, la maggior parte vive nella dimensione spirituale, non vivono qua in questa cosa. Infatti è spiegato nelle scritture vedici che tre quarti vivono nel mondo spirituale, solo un quarto vive nel mondo materiale. E come l'ho spiegato prima, uno pensa che vivendo da così tanto tempo in questo livello, in questa dimensione, pensiamo che è tutto qua. Mi ricordo un amico, carissimo amico da infanzia, che eravamo sempre insieme, e lui è andato avanti, aveva una posizione importante a New York, dove lo rivista. E lui diceva, se tutti dicono, mi diceva, eravamo a un certo punto dopo 15-16 anni, ho cominciato a vedere il mondo molto diverso. Perché lui era uno di quelli che c'è solo la palude e tutti dicono che è tutto qua e questa è la realtà, così anch'io credo che c'è tutto qua, c'è questa realtà. Invece io sentivo, ma non è possibile, non è così. Se c'è solo questo, è un disastro. Se questo è tutto, tutta la realtà, è veramente triste la situazione. E c'è qualcosa dentro di noi, altrimenti no, voi non, you wouldn't be here, non sareste qua. Se non pensavate, almeno una volta nella vostra vita avete pensato, c'è qualcos'altro al di là di questa tram, questa vita, si studia, si lavora, si fa famiglia e muore. È tutto lì. Io non riuscivo a accettare, da quando avevo 16 anni non riuscivo a accettare, c'è solo questo. Infatti tutti questi grandi maestri, questi grandi spiritualisti sono le persone che non accettavano assolutamente che c'era solo questo, già dall'inizio. Infatti c'è questa cultura da dove vengono tutte queste scritture, Bhagavad Gita, tanti altri, parte già dall'inizio, tutta la cultura è basata, tutte le enfasi, la priorità è messa sulle dimensioni spirituali, le realtà spirituali, non sulla realtà materiale. C'è anche un modo di vivere in questo. No, non ce l'ho. E c'è anche il modo di vivere in questo mondo, perché è chiaro, siamo qua, siamo nati qua, abbiamo ancora il corpo materiale, dobbiamo in qualche modo mantenerlo e vivere in questo mondo, ma con priorità di realizzarsi il nostro vero sé, il nostro vero natura. E questo è quello che ci insegna
questi testi sacri nei Veda. Allora, siete pronti per la storia di questo maestro? C'è questo maestro di intorno a 500 anni fa. C'è tanti, perché questo movimento particolare della fusione del canto, del mantra, Hare Krishna, è cominciato 500 anni fa. Questa conoscenza è stato spiegato più di 5.000 anni fa e poi è spiegato nel stesso testo della Bhagavad Gita, che non è solo 5.000 anni fa, è sempre esistito. Come l'universo è stato, questo singolo universo è stato creato milioni di anni fa, anche la conoscenza di cosa, come vivere e come uscire da questo universo intelletto è stato insegnato, inserito dall'inizio della creazione dell'universo. Senso, è stato creato e insieme con il manuale di come vivere e come liberarsi da queste situazioni nel mondo materiale. Così questa conoscenza esiste da sempre, nella Bhagavad Gita. Mi ha piegato qua. No, grazie. Questo maestro intorno a 500 anni fa era la seconda generazione dopo Sri Chaitanya Mahaprabhu, che era un avatar, un'incarnazione divina, 500 anni fa. Mette parte vostra mente logico, razionale e cerca di entrare in una dimensione che vai al di là di logico materiale. E per capire che esiste un'altra dimensione, un'altra realtà. Questo non è l'unica realtà. Questo è il fisico, mentale che vediamo con i nostri occhi materiali. E questi maestri vivono simultaneamente chi ha realizzato, è entrato nella sua natura spirituale, anche prima della morte, cosiddetta morte, morte del corpo, uno riesce a entrare e vivere in quelle, simultaneamente quella dimensione spirituale e questa dimensione fisico-materiale. E questi maestri, queste personalità, vivono in questa realtà, vivono simultaneamente nelle, quelle dimensioni che si vede illustrato là, spirituale, e simultaneamente sono cosciente e vive in questa dimensione materiale. Notate che quelli, uno potrebbe pensare, ma io ho sempre pensato che c'è solo una luce, che diventiamo uno con una luce, immagini. Invece il più alto livello spirituale ci sono persone, ma non persone fisiche, materiali, un corpo materiale, ma forme spirituali, che possiamo avere un'idea da questa illustrazione, ma non possiamo vedere il nostro corpo materiale ancora, ma esiste, quello è il punto che ci spiega questi antichi scrittori, che esiste una realtà spirituale, con varietà, personalità, correlazione, la relazione di amore puro. E se tu le guardi bene, sono tutti assorti nell'amore principio in questo spazio. Qua vi spiego un po' di più. Allora, questa personalità viveva a Vrindavan, si chiamava Shyamananda, il nome di Krishna. E un giorno, ricordiamo, sarà un po' difficile comprendere se non hai esperienza, cerca di immaginare. Lui era un saggio che viveva in questo luogo santo, il luogo più santo in India, che si chiama Vrindavan, dove è apparso Krishna 5.000 anni fa,
e svolta le sue attività spirituali in questa dimensione. È una certa potenza, una certa energia questi luoghi santi dove queste incarnazioni divine hanno svolto la loro attività. E per questo motivo tanti di questi santi, maestri, spiritualisti vanno a vivere là, perché è molto favorevole, molto aiuta molto nelle pratiche, nel cammino spirituale, perché c'è un'energia tutto spirituale, trascendentale. E questo devoto, Shamananda, un giorno, e lui come servizio puliva le strade e i luoghi santi, perché questi santi sanno e vivono e vedono che Krishna, Dio, svolge i suoi passatempi con i suoi devoti eterni qui in questi luoghi santi, in queste dimensioni materiali e simultaneamente nella dimensione spirituale, nei luoghi spirituali. Uno si chiama Gokula Vrindavan, l'altro Goloka Vrindavan. Come ho detto, avete fatto. Scusate se per persone nuove ci sono un po' di nomi, un po' di parole, in sanscrito, eccetera, ma pazienza. Cerco di prendere l'essenza di quello che vi spiegherò. E queste volte, pulendo tutti i giorni questo luogo, praticamente uno dei luoghi più intimo, più come quello invece è il passatempi più intimo di Dio, di Radha e Krishna. E dove hanno svolto quelli passatempi? C'è ancora oggi, si può anche andare là. E lui puliva questo luogo tutti i giorni. E un giorno trova una caviglia, si chiama? Cavigliere, sì, ma molto particolare, era tutti di gioielli, aveva una luce, una fulgenza che non aveva mai visto, era totalmente un'energia e una luminosità molto diversa di qualsiasi cavigliere. Materiale. Infatti, e lui è tenuto che voleva restituire la proprietà. E solito lui ha capito, essendo una persona molto elevata spiritualmente, ha capito che questa è qualcosa di molto speciale, qualcosa spirituale. E così l'ha detenuto e aspettava che veniva la persona a recuperare, a riprendere. E simultaneamente, allo stesso tempo, nel mondo spirituale, alla dimensione spirituale, le persone che l'ha perso, questa parola, che si chiama Srimati Radharani, che è l'espansione, perché Dio è maschio e femmina. Cioè, nella nostra scuola vediamo Dio maschio e Dio femmina, che Dio è uno e si divide in due. Perché? Per scambiare per relazioni amorevoli. Non come pensiamo noi a livello fisico, materiale, ma è una dimensione, ma c'è questa energia, non energia, una persona femmina, che è la personificazione di amore. E Krishna maschio, c'è questa relazione di amore fra loro due, ma ha una dimensione completamente spirituale e trascendentale. E lui ha capito che questo cavaliere probabilmente era proprio perché chi stava lì in quel luogo a livello spirituale, Radha e Krishna. E così lui ha capito che questo è da lei. Infatti lei diceva, ma ho perso una di mie cavaliere e mi ha dato le sue servitrici, la sua assistente, che si chiama Lalita Devi, che vai a prendere.
E così lei è arrivato da Lita e ha preso un'altra forma, una forma visibile, materiale, nel senso visibile a questo devoto, da una piccola ragazzina a Pastorella. E ho detto, guarda, la mia amica Perso è andato a questo devoto, che era un saggio, un uomo di 50-60 anni. E ho detto, vai. La mia amica ha perso, tu l'hai visto per caso, perché la mia amica ha perso, voglio dire, sì, ma come posso essere sicuro che mi sta dicendo la verità? Perché lui in realtà voleva, perché lui era un devoto di Srimati Radharani, e lì ha capito che Radharani voleva dare una misericordia speciale. Così lui dice, risposto, sì, ma deve, vuole dare di persona, vuole dare indietro di persona. Non posso darti così. Tu devi portarmi là, da lei, e così io non sono sicuro che è di là. E così praticamente lui è cambiato, ha detto sì, va bene. E si è trasformato, ha cambiato forma, ha preso la sua forma spirituale, che era Dio una pastorella, perché anche se uno ha una forma maschile, uno può darsi la sua forma originale, spirituale e femminile. E così lui, la sua forma originale era femminile con una pastorella, così lui è entrato nella sua forma da pastorella, l'ha accompagnato la vita, Devi, e ha restituito. E così a quel momento lui era dentro il mondo spirituale, nella dimensione spirituale, anche se il suo corpo fisico era qui in questa dimensione. E per mostrarlo, Srimati Radharani ha preso ha messo una ghirlanda trascendentale, ghirlanda di fiori, attorno a lui, e messo anche una vedi questo segno che ce l'ho su. Questo è un segno che si chiama Tila, è un argile, un fiume sacro, che uno medita e mette e medita che c'è Krishna Dio dentro il mio cuore, e questo corpo è come un tempio, è un tempio da rispettare, è un tempio da curare. E lei, e questo è il classico, perché sono tanti, se vai in India sono tanti tipi di, secondo le scuole che uno segue, sono vari tipi di segni. E così Srimati Radharani ha messo, mi sembra che ha messo qualcosa sulla sua fronte spirituale. È una nuova forma, di questo. E così quando lui è tornato nella dimensione materiale, per sua forma fisica, aveva questa segno. Ed era anche questa ghirlanda che profumava, perché era dal mondo spirituale, profumava per chilometri. E aveva anche il colore, perché ci si toccava questa famosa festa di colore, si buttava le polverine di colore. E così si trasferì, praticamente è entrata nel mondo spirituale, nella dimensione spirituale, e è riportata indietro la dimensione materiale, anche pezzi da quella dimensione spirituale, la ghirlanda, questo segno sulla fronte. E ci sono ancora oggi, ci sono queste, c'è un shrine, un luogo dove questo è successo, non è stesso posto dove è successo questo. E lui era maestro, aveva tanti seguaci, discepoli, quelli che seguivano. Questo è per illustrare il fatto che si vive, e quello che ho notato, se uno comincia questo processo pratico di Bhakti Yoga,
ma se ne a un certo punto non comincia ad entrare e approfondire nella parte interiore, lo sviluppo interiore spirituale, solo l'esterno non basta, solo la parte esterna non basta, è importantissimo. E questo vuol dire, per esempio, quando cantiamo Hare Krishna, di comprendere il significato. Non solo, come l'ho detto, un bambino può cantare, può imitare e cantare senza avere un'idea di cosa è il significato. Invece un adulto potrebbe approfondire il significato. Poi, sembra semplice, sono solo tre parole. Lo ripetiamo se consapevole spesso queste tre parole varie volte, ma perché è un mantra, è un suono che viene dalla dimensione spirituale, è tutto non è materiale, non è un suono. Altrimenti com'è possibile che riusciamo a cantare, quando era domenica scorso, una cantata a Firenze, alla nostra conferenza, per 10 ore. Sapere Krishna sempre questo mondo. Se non era spirituale era possibile farsi. O forse noi. Ma in realtà ti trasporta proprio di dimensione spirituale. E la dimensione spirituale vuol dire che al di là del tempo, al di là dello spazio, ogni momento è sempre nuovo, sempre fresco, sempre pieno di felicità, pieno di estasi che aumenta. Più che approfondiamo questo, più che aumenta questa felicità spirituale. Per fare questa trasformazione dalla palude, perché i primi passi sono solo come capire dove sono, perché sono qua, Bhagavad Gita comincia con questo, i primi capitoli Bhagavad Gita ci spiega che cos'è, come funziona questa palude, perché siamo qua e come cominciare a alzarsi oltre e vedere con le luci sopra tutti gli alberi, tutto il buio. Ma non basta quello, è importantissimo una volta che si è stabilito, che sta cominciando di uscire un po' dalla palude, di sapere che c'è un'altra realtà, un altro mondo, un'altra dimensione, e noi facciamo parte di quella realtà, non questa della palude. Veniamo da lì, siamo nostra casa, nostra dimora originale, nostra realtà originale, è lì, non qua. Più che realizziamo questo, diventa molto più entusiasmante, interessante questo cammino. Se non realizziamo questo, quello che ho visto dopo un po', solo di stare un po' più su nella palude, dopo un po' mi ricordo quello che facevo prima, non era così male, è facile riscendere dentro la palude, ma una volta che hai contatto e comincia ad entrare, e anche si chiama spurti in sanscrito, vuol dire una piccola accenno, un piccolo scintille, una goccia dal nettare che scende da quella dimensione, ti prende entusiasmo di andare avanti, di approfondire, di entrare, perché quello è il nostro scopo, l'idea è quello. Tutti i grandi spiritualisti, Bhakti Yogi, chi segue il cammino di Bhakti, Bhakti Yoga, arrivano a quella dimensione. Perché da quella dimensione lì non torni indietro, non cadi più, non è la palude è finita. Il ciclo di nascita e morte è finito, le chiare malattie è finito. E entriamo nell'eternità. Che non è una cosa noiosa che va all'eterno, è sempre la stessa cosa, no. Perché non c'è tempo e spazio, vuol dire che non c'è. Ogni momento è nuovo,
ogni momento, non c'è un momento, è incomprensibile per la nostra mente lineare, ma ogni momento sta vivendo, ogni momento come vuole, sempre aumenta eternamente la felicità, perché è tutto basato su questi scambi di amore, quello che cerchiamo tutti, quello che stiamo tutti cercando. Qual è la nostra preoccupazione principale? Come avere relazione, come avere una relazione vera, reale, di amore. Se non troviamo con un altro essere umano, lo troviamo, cerchiamo con un gatto, un cane, un cavallo, con qualcuno. Nessuno vuole stare da solo, perché siamo fatti per avere relazioni di amore. Non siamo fatti per altro. E soffriamo quando non c'è, quando non sperimentiamo questo, soffriamo. Sentiamo triste, solitudine, depressi, come tanti di noi abbiamo sperimentato dal lockdown. Quante persone sono andate in depressione? Stava male, specialmente persone che vivevano da solo e si sono trovati chiusi, praticamente chiusi dentro, solitary confinement, da solo in casa, molto difficile, perché non siamo fatti per quello. Lì, in quella dimensione, non c'è altro che un costante novità di relazione, scambi amorevole a tutti i livelli, da amicizia, amore coniugale, di genitori verso figli, tutti i tipi di relazioni che sperimentiamo qua, una realtà, un'origine a quella dimensione spirituale. Volevo leggere una cosa, un paio di cose da questo libro, un altro libro. Questi due libri, Lettere delle Devozioni e le Scienze di Bhakti Yoga, è questo che racconta le attività, i passatempi di queste relazioni amorevoli, mostrato da l'avatar Krishna quando scende questa dimensione materiale. Questo aiuta molto per meditare, focalizzare la nostra mente, perché tutta la lotta per uscire dalla dimensione materiale, entrare in quella spirituale è la mente e l'intelligenza, è come focalizzare il nostro mente, meditazione è tutto su quello, come focalizzare la mente, e questo ci dà l'informazione su che cosa dovremmo fissare la mente, non su una luce o un nulla, ma su queste dimensioni, questa realtà spirituale. Prima di leggere questo vorrei chiedere se avete qualche domanda, perché lo so che è ancora molto caldo, nonostante che quando ci... Mi sembra che lui basta essere più caldo, no? Dovrebbe essere qui l'angolo più lontano, perché era tutto lì, non arrivo qua. Ok. Posso fare domande? Sì. Non mi ricordo come te? Fiore. In quella dimensione tu parlava dove ci sono anche i figli, giusto? Gli animali hanno un posto o non ci sposano? Tutti. Anche gli animali. Tutti quelli che vediamo qua, la sua realtà, in quelle dimensioni, sono animali, insetti, alberi, fiori, tutto quello che... Questo è un riflesso, questo mondo qua è un riflesso della realtà spirituale. E così c'è tutto. La differenza è che queste dimensioni non sono coscienti, hanno coscienza molto limitata.
Invece in quelle dimensioni spirituali sono tutti completamente coscienti, totalmente sono anime totalmente realizzate spiritualmente, hanno lo stesso livello di coscienza, solo hanno relazioni diverse con Krishna. Quella è l'unica differenza. Hanno vari tipi di modi. Se sta andando via ti do un pacchetto. No, c'è un amico fuori. Okay. Che non riesce a trovare il posto. No, è un vuole entrare. Ah, ok. Oh, Laurino. Laurino. Cosa ti dice di Laurino? Sì, 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 non avevo conosco bene. C'è sua madre qua, non è nata. C'è le tre fatiche. Sì. Ha detto che a Vrindavan c'è la ghirlanda. No, non le ghirlande, queste cose che hanno messo. Forse anche le ghirlande hanno messo in una samadhi, se è seccata. Una, si chiama una pezza di tomba, sì, uno shrine. E poi specialmente questo segno che ho messo sulla fronte, che c'è proprio una cosa. Una cassetta? Sì, era una un marchio, sì. Così. Ma dove è successo? È proprio c'era questo shrine. Cos'è il shrine? Il santuario, sì. Piccolino, ma tutto lo santuario. Sì. Quel Dhaval è pieno di questo posto. Ogni posto dove Krishna svolge un certo passatempo e commemora un certo attività passatempo. E praticamente è un luogo dove è una, c'è una collegamento con il mondo spirituale che si sente proprio, anche se non sa niente di niente, capita lì come turista, si sente qualcosa di diverso. Se uno è molto avanti nella sua pratica spirituale, sente subito una connessione molto più forte con le dimensioni spirituali, come una finestra che apre la dimensione spirituale. E speriamo un giorno dopo questa storia che possiamo tornare. Speriamo. Perché prima che per chi non lo sa, prima di questa storia 2 anni fa andiamo ogni anno, andavamo tutti gli anni, andavamo con un gruppo 15-20 persone a visitare questi luoghi santi in 2 settimane. Speriamo di organizzare un altro viaggio. Qualche altro rimando? Il significato del tira ce lo puoi spiegare? E okay. L'ho messo all'avviato prima. È come decorare un tempio, vedi come abbiamo decorato, si decora il tempio, questo è molto semplice, chi è stato qualcuno dei nostri templi, si mette tanti fiori, decorazione. È come decorare questo corpo. Questo è come vedere questo corpo come un tempio, che dentro c'è Krishna, Dio, Paramatma, l'anima suprema che espande, che ci accompagna, accanto a noi, c'è l'anima spirituale in noi, e l'anima suprema, Paramatma. E così consideriamo il corpo come un tempio, da rispettare, non sfruttare o trattare male. E questa è una decorazione che significa anche che tipo di spirito di stessa. Per esempio chi adora Shiva ha queste tre linee qua. Ci sono, c'è un'altra linea, queste V che dovrebbero essere come una V e per Vishnu, vuol dire i volti di Vishnu. E questa è la cuore di Tulasi che viene ancora con la Vishnu. C'è un libro, qualcuno mi diceva che c'è proprio un libro, qualcuno ha scritto un libro intero solo su queste cose, su Tila, tutte, perché ci sono tanti tipi diversi di libri.
tra gli scrittori. E sempre per rispettare, per rendere sacro questo corpo in cui ci troviamo, come trattare come una cosa da utilizzare bene, utilizzare per avanzare spiritualmente, non distruggere. Posso chiedere? Cioè? Fare una precisazione, chiedere perché quel segno lì e non un altro, cioè perché proprio quel segno lì fatto così e non l'avevo spiegato, spiegato. Che questo è V per Vishnu, questo è Vishnu è un nome divino, un nome di Krishna, di Dio, e questa è una foglia dove fiori che viene offerto a Krishna, che è sacro, che viene, è più caro a Dio. C'è un'altra scuola, perché ci sono quattro scuole di Vaishnava, si chiama Vaishnava, le volte di Vishnu, quattro linee. Perché questa conoscenza da questi scrittori viene tramandato da maestro a maestro. Maestro a discepolo, discepolo del maestro che passa al discepolo. È una catena ininterrotta fino al divino stesso, a Dio stesso. Così questa conoscenza viene trasmessa così com'è. Questa linea di Shiva, perché non cambiano, che trasmette questa conoscenza così però. E sono nella linea di Vishnu, Krishna, e questo tipo di tilak, specialmente che va così, è questa linea di queste quattro, e ognuna di questi quattro ha un leggermente diverso. Non sono sempre dove dire. Perché ci sono, c'è una varietà che ti farà spaventare. Ho sentito parlare del terzo occhio. Dai? Il terzo occhio. Sì, questo qua. Non c'è proprio un occhio, è un punto di focalizzare nella meditazione e di aprire la nostra visione spirituale, che non è una cosa fisica, ma è realizzata. In un certo senso stasera stiamo parlando di questo, lo penso occhio in un certo senso. Noi generalmente non parliamo tanto del terzo occhio perché non è un occhio materiale, fisico, ma la visione spirituale. E questo si può realizzare attraverso questa pratica, canto del mantra, ascolto. E più che ti familiarizza leggendo questi testi sacri di questa dimensione spirituale, uno comincia purificandosi da tutti i collegamenti con la mente, può cominciare a avere una visione spirituale. E dopo l'ho illustrato per le storie di questa Shamananda, questo saggio che viveva, vedeva, e poi ci sono un altro, c'è un'altra nella stessa linea lì a Vrindavan, Raghunath Das Goswami, che lui viveva costantemente in quella dimensione, faceva tutto il suo servizio in quella realtà, in meditazione, e vedeva con la sua visione spirituale. Richiede pratica interiore. E quando noi cantiamo il mantra, questo mantra Hare Krishna in gruppo così cantando, poi ognuno che pratica, ha un'altra pratica e cantiamo il mantra personalmente, privatamente, voce bassa, con questi corone di preghiere come un rosario. Stesso principio in tutte le religioni, no? Perché è una pratica di meditazione, meditando, cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Poi ascoltando, cantando, ascoltando, questa vibrazione che è spirituale comincia a togliere tutti i nostri attaccamenti materiali, tutti i nostri collegamenti
etica, come legami, con, non vuol dire che tu perdi il testo, esci fuori, vivere in questo mondo normalmente, ma con un'altra visione, una visione spirituale. Se non ci sono altre domande, io credo di concludere qua. E se chi vuole sapere lo spiego, lo leggo uno solo. Perché sono ancora sicuro, sono visto che abbiamo qui. Il problema è questo, sono tutte storie che uno deve essere un po' familiare con la storia, cercare di leggere le parti che non dipende dalla storia. Idego, questo costante ricordo, anzi, questo costante ricordo di Krishna, ma vuol dire infinitamente affascinato, il nome di Dio è un nome divino che vuol dire infinitamente affascinato, che è eternamente giovane, eternamente attraente, amorevole. Questo costante ricordo di Krishna si chiama Lila Smarana. Lila vuol dire passatempo, Smarana vuol dire ricordare. E fra tutti i modi di essere a contatto con il Signore è quello più vivamente consigliato dai grandi devoti. Anche Sri Chaitanya, quando si trovava a Puri, gustò la compagnia di Krishna attraverso il Lila Smarana, ricordando questi passi qui, questo leggendo e ricordando, cantare. Perché le prime tre pratiche di Bhakti Yoga sono ascoltare, cantare e poi ricordare. E quando cantiamo, ascoltiamo, se siamo familiari con la descrizione nella scrittura, possiamo ricordare. E così la nostra mente diventa assorta nella menzione spirituale. E come l'ho detto all'inizio, la mia esperienza, adesso poi sto meditando sempre di più su questo, come mai persone vengono e vanno, si allontanano dalla pratica. Perché non entrano, non vanno oltre la cosa esterna, non entrano in questa dimensione interiore, spirituale, no? Ci vuole per sforzarsi, ci vuole un po' di pratica, no? Di entrare cercando di essere, ascoltare, ricordare queste attività del mondo spirituale, che sono molto attraenti, che sono descritte proprio in questo testo di Guru Krishna, nelle evoluzioni. I devoti impegnati nel servizio devozionale possono vivere ogni momento in compagnia di Krishna attraverso il ricordo dei suoi divertimenti, sperimentando così l'estasi suprema. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, che è un grande maestro un po' dopo Sri Chaitanya Mahaprabhu, ci ha lasciato un'opera sublime, il Krishna Bhavanamrita, perché tutti questi maestri 500 anni fa hanno preso l'essenza delle scritture vediche e hanno scritto tanti testi molto molto interessanti, molto belli, anche i testi che raccontano loro esperienza in questa dimensione spirituale, che raccontano cosa succede nel mondo spirituale. Così diventa facile essere assorto, ricordare, perché è proprio lo scritto. E uno di questi libri, proprio l'autore, no? Menziona Krishna Bhavanamrita, in cui narra moltissimi divertimenti di Krishna. Leggendola ci si può assorbire nel pensiero di Krishna. Tutta la raccolta del Krishna libro, lo passatempo di Krishna Dio, come anche che questo libro di Krishna e l'insegnamento di Chaitanya Mahaprabhu,
rappresentano un vero conforto per i devoti che provano separazione da Krishna. Perché i devoti di Krishna è uno che cerca la compagnia di Krishna, cerca, vuole la compagnia divina, vuole vivere in quella dimensione. E uno comincia a sperimentare cantando il nome, perché il nome è Krishna, non c'è differenza, è la stessa persona, la stessa potenza. Comincia e poi ascoltando tutte le racconti di attività spirituale e pian piano uno entra in quella dimensione. E tutto succede dentro. Tutto interno, la dimensione spirituale, non è visibile esterno, può essere, cioè, ci sono persone a Vrindavan ancora oggi che dai nostri occhi materiali, specialmente nell'Occidente, passando, magari vedremo, sembravano una persona insignificante, anche una poveraccia, magari vive in una capanna, in una situazione molto semplice per nostro. Pochi materiali. Invece magari ci sono ancora oggi persone che stanno vivendo le dimensioni spirituali e noi non possiamo anche immaginare, vivono in estasi spirituali. Non hanno quasi niente materialmente, ma stanno vivendo una felicità interiore, in estasi spirituali, grazie alla loro coltivazione interiore spirituale che noi non possiamo anche immaginare. E questo è un'altra realtà, la vera realtà. Questa è una realtà, ma è temporanea. Il problema è che pensiamo che è tutto qua e possiamo stare qua per sempre e creare qualcosa che dura. Invece è tutto temporaneo, tutto allora finisce. Invece in quella dimensione è tutto eterno, tutto ogni momento è nuovo, fresco, ancora meglio da prima. Così io concludo qua. Se qualcuno ha qualche altra domanda, qualche altro. Spero che non era troppo esoterico. C'è tante altre cose che volevo raccontare. Sì, per la separazione di Krishna, perché dimentichiamo di Krishna. Non sentiamo la sua presenza, ci è che qui il nostro cuore, in ogni altro, è presente ovunque, non siamo coscienti. Così sentiamo separazione dalla sua compagnia personale, perché noi possiamo avere la compagnia e vedere Krishna, tu per tu con me, tu vedi me, possiamo avere. Adesso non abbiamo questa opportunità, abbiamo l'opportunità, dipende da noi. Se vogliamo sviluppare, viene realizzato con la purificazione, la pratica, la pratica di Bhakti, cominciamo a accedere a quella dimensione e un giorno, se non questa vita possono si continua, possiamo avere la visione, vedere il Krishna per realizzare questa relazione. Adesso siamo separati dovuto al nostro. Perché non volevamo girare le spalle a Krishna. Adesso stiamo cercando di guardare di nuovo. Al momento sentiamo separati. È buono che sentiamo adesso la separazione da Krishna nella forma di cibo spirituale, che non è diverso da Krishna. No, qualcuno non ha fame. Qualcuno ha c'è qualche ultima domanda? Io ne voglio fare una, ma faccio un po'. Prima lei, perché tu hai già fatto certo. Qualcuno che già conosce. Certo, sì. Certo. Sì. Questo foto è un mezzo? Sì, questo presente, sì. Questo è il nostro fondatore, il nostro maestro spirituale che ha tradotto tutti questi 50 anni fa, perché lui dall'India è venuto all'Occidente un po' più di 50 anni fa, 54 anni fa, e ha tradotto tanti di questi classici e ha insegnato questa scienza di Bhakti Yoga.
poi ci ha lasciato il corpo, ha lasciato questo mondo, il 77, non c'è più. Ma ha lasciato, se leggete almeno uno di questi libri, vedrai che si sente molto interessante, illuminante, e spiega un po' questa pratica, come funziona questa scienza, questa pratica, che ti fa eccedere e entrare, avere contatto con la dimensione spirituale e con il nostro vero sé, il nostro vero personalità, scoprire di chi siamo veramente. Non siamo né uomini né donne, né bianchi né neri, siamo anime spirituali e abbiamo una relazione personale e unico con persone superiori, intimamente. Non solo da lontano su un trono con timore, no, intimamente come amico, ma per entrare e accedere a quelle dimensioni uno deve essere completamente libero dal falso concetto materiale di noi stessi, di essere libero dall'invidia, lussuria, praticamente desiderare solo di amare, solo amare e servire. Quando arriviamo a quel livello, entreremo in contatto veramente con lui, accederemo alla dimensione spirituale. Fiore. Non lo so, una domanda un po'. Prova a farlo. Buddha. Ah, tutta un'altra discussione. Appunto, come si colloca? Perché anche Buddha parla di impermanenza. Di realtà illusoria. Mi spiega. Perché questo è scritto nella prima parte di questa opera che abbiamo, che si chiama Srimad Bhagavatam, sono parecchi volumi, che descrive tutte le varie incarnazioni divine, come scende in questo mondo materiale per aiutarci. E anche Buddha era un'incarnazione di Krishna, previste 2600 anni prima, dalla tradizione di Buddha, e era scritto in questo testo Srimad Bhagavatam che Krishna incarnerà in questa forma, in questo paese, in questo villaggio, questi nomi di genitori, tutto previsto. E Buddha è arrivato per un motivo particolare, e ha fatto un insegnamento particolare per quel momento. Che cosa è successo a quel momento? Hanno preso il popolo, hanno preso i sacrifici descritti nei Veda per altri tempi, sacrifici animali che non erano previsti in altri tempi per uccidere e mangiare gli animali, era previsto solo per quell'animale veniva dato un altro corpo nuovo, erano animali anziani che con loro madre riusciva trasformarli in un altro corpo giovane, nuovo, ma invece hanno preso questi, nel nome di questi sacrifici, questi scrittori medici, hanno cominciato a fare dei mattatoi, a uccidere tanti animali, e al nome dei sacrifici medici. Così Krishna è apparso come Buddha per dire basta, no? Io rifiuto i Veda, rifiuto questi sacrifici, e ahimsa. L'insegnamento principale di Buddha era ahimsa, vuol dire non violenza. Così è venuto per salvare gli animali, da questo massacro nel nome dei Veda. E poi c'è tutto, quella è la storia lunga, perché se c'era altre apparizioni, incarnazioni che sono venute per riportare verso i Veda, il vero, e poi concluso con il principale. Completo la conoscenza. Ok, concludo qua. Hare Krishna. Se volete approfondire di più, vi consiglio fare parte di questi due libri, perché è molto molto importante, specialmente per voi, che alcuni di voi che avete già cominciato questo cammino, state praticando, canto del mantra regolarmente,
seguendo certi principi, eccetera. È molto importante di andare più in profondità, se no c'è il rischio di dimenticare qual è lo scopo di tutto questo imparare. Perché devo, non devo mangiare il pane? Perché allora devo non prendere intossicante? Per essere lucido, per entrare in questa dimensione. Ma se dimentica di andare alla conclusione, entrare là, dopo così, e torna indietro. Perché non siamo ancora usciti dalla paludi, siamo lì, stiamo scalando, andando un po' su questi alberi, vedendo un po' di luce, ma c'è ancora molto strano. Ma se abbiamo la conoscenza, studiamo, ascoltiamo regolarmente questi testi, teniamo molto chiaro qual è lo scopo. Altrimenti è facile, siamo già qua da un sacco di tempo, tante vite, facile riprendere vecchie abitudini. Ok, Hare Krishna. Aspettate, perché cantiamo una piccola preghiera per la protezione, preghiera a un'altra incarnazione divina che si chiama Shiva Deva, che è molto è il protettore degli spiritualisti, della forma feroce verso persone che disturbano gli spiritualisti, ostacoli al nostro cammino spirituale, così molto auspicioso, poi specialmente in questi tempi è molto opportuno. Volevo chiedere se possiamo dedicare questo canto della preghiera al nipote che ha appena lasciato della mia cara amica, ha lasciato il corpo da poco, era un piccolo bambino, aveva leucemia, e se possiamo dedicare questo canto a lui, che come si chiama? Non mi ricordo il nome, però. Noi mandiamo l'energia là, arriverà nel posto giusto sicuramente. Io non la so suonare la... No, in Shingadeva. Tu la sai fare la Shingadeva? Yes.